Il regno del terrore è tornato, signori. Ok, allora, a parte che ho... E la lampadina si fulmina. A parte che ho gli occhiali e... Scusate, non voglio pestare una merda, quindi faccio così. Ok, non serve che mi illumini, perché fra poco ritorno alla luce e già che ci sono mi tolgo le cuffie, perché se no mi sento troppo basso e non capisco che cazzo dico. Allora, inizialmente volevo fare questo vlog in casa, però dato che in casa c'è troppi rompimenti di palle, mi sono detto facciamolo adesso per strada mentre torno a casa. Quindi ho 8 minuti per poter dire tutto e le devo dire, credo che bastino avanzino. Allora, aggiornamenti, sto pensando tutto così all'improvvisata, se mi scordo qualcosa poco importa. La situazione Coppa, la situazione YouTube sta per morire, situazione tutti quanti paghiamo 42.000 dollari per video. Mi sono andato un po' a informare, mi sono informato da gente brava che sa un po' che cosa fare, gente che comunque ha controllato un po' di cose come si deve. E ho visto che c'è comunque dei cavilli per cui ci si possa salvare. Quindi, quando farò nuovi video, metterò nelle descrizioni alcune cose che si spera allontanino il Coppa. Adesso io sono un attimo un lampione e, scusami, let there be light. Ora si accenderà. Dategli tempo. Dategli tempo, ho detto. Te ti accendi, vero? Visto? Visto, l'ho detto. Si è acceso. Si è acceso. Una bella botta e si accende. Insomma, situazione Coppa. Niente, funziona che... Ho trovato più o meno dei sistemi che si presuppone ti possano salvare il culo. Quindi me li sono messi da parte e metterò un paio di cose nelle descrizioni dei nuovi video quando mi capiterà di caricare roba nuova. A tal proposito, io spero vi siate iscritti al canale di riserva che vi ho linkato la scorsa volta. Se non l'ho fatto, ve lo rilinco qui sotto. Vi consiglio di farlo perché almeno se questo canale muore, almeno avete ancora notizie di me. Sì, a me fra 2 settimane mi finisce lo stage. Quindi, quando mi finisce lo stage, dato che non so se alla fine verrò assunto oppure no, si spera di sì, ma c'è qualche problema qua e là, quindi non si sa se mi possono prendere subito. Io avrò comunque qualche momento di pausa. Quindi, in quei momenti di pausa ne approfitterò per fare video a sfare. Ne approfitterò per fare video il più possibile. E come va, come farò a fare video? Bene, oggi è lunedì 9. Oggi sto facendo questo vlog. Perdonate la luce dietro divina. Aema santo. Aema santo, brillo di luce propria. Perdonate anche le macchine di fondo. Ok, la situazione è: oggi è lunedì 9. Io mercoledì porto il computer dal tecnico per farmi fare un trasferimento dei dati. Questo per quale motivo? Perché con i soldi dello stage mi prendo un computer nuovo, un computer decente. Un computer che non ha un cricetto obeso sulla ruota al posto del processore. Quindi, da mercoledì io sono senza computer e lo dovrei riavere tipo mercoledì prossimo, cioè quello dopo ancora. Quindi, voi vedrete questo video di martedì. Quindi domani sarò senza computer e fino alla settimana dopo, mercoledì dopo, sarò senza computer. Quando arriverà il computer nuovo, prima di iniziare a fare video, ok, aspettate, mi metto un attimo qui perché non voglio farmi mettere sotto. Prima di iniziare a registrare video, preferisco fare qualche test qua e là con Vance Random Footage per vedere se i giochi effettivamente viaggiano senza problemi, perché di sicuro 2 o 3 cose avrò da reinstallarle, ricraccarle. È una parola un po' brutta, però... Dai, è un tabù. Tutti quanti cracchiamo roba. Insomma, craccare tutto quanto, riprovare cose, fare test in computer nuovo. Cos'altro c'è che non ho detto? Sì, che eventualmente ci sono serie preregistrate che caricherò, però vista la situazione, dato che per me non ha senso mettermi a guardare, editare un'intera serie oggi e domani, mi sono detto, sai cosa, facciamo tutto quanto quando arriva il computer nuovo, così poi si fa tutto quanto con calma e non c'è problemi. Quindi, insomma, situazione Coppa, l'ho detto, secondo me alla fine, come me e care, secondo noi... Sarà l'ennesima apocalisse che alla fine non sarà nulla di che, alla fine saranno in pochi a pagarne le conseguenze, ma comunque è impossibile che a tutti gli utenti di YouTube facciano pagare 42.000 dollari a video, è semplicemente troppo assurdo, YouTube morirebbe prima. E se non sapete di cosa sto parlando vi consiglio di rivedere il vlog precedente che è molto molto importante, quindi ve lo rilinko in descrizione con tutti i link importanti nella descrizione. E...
Non penso di avere altro da dire. A parte il fatto che devo sbrigarmi a tornare a casa, primo perché ho bisogno di andare a decorare la ceramica, ossia un modo molto artistico per dire che devo cagare. Non me ne frega che sto sembrando un pazzo che parla al telefono in questo momento. Poi vabbè, quello lì ho da cenare. Ho da continuare la serie di PewDiePie su Minecraft, che sono quasi a fine. E poi ho da mettermi a giocare a Silent Hill 2. Non lo porterò sul canale. O se lo porterò, comunque deciderò come fare. Quindi, ho parlato abbastanza, ci vediamo. Ciao!